Eravamo rimasti. Ma non si era dimenticato di chi gli aveva infilato di persona l'olio in bocca. Mentre i suoi compagni tenebbero il naso chiuso, l'era un tale Merlo. Il suo signor nonno l'ha sempre saputo. E per 20 anni non l'ha mai perso di vista. Infatti alcune lettere informavano il nonno sulle vicende del Merlo. Aveva fatto la sua piccola carriera da centurione della milizia, si occupava di approvvigionamenti e qualcosa doveva essergli rimasto attaccato alle dita perché si era comprato una casa di campagna. Scusi Amalia, ho capito la storia dell'olio, ma che cosa c'era nella bottiglietta? Io non mi oso dircelo, signorino Jambo, era una brutta cosa. Se devo capire questa faccenda, me lo deve dire Amalia, faccia uno sforzo. E allora, proprio perché ero io, Amalia ha cercato di spiegare. Il nonno era tornato a casa con la canna fiaccata dall'olio, ma lo spirito ancora indomito per le prime due scariche non aveva avuto tempo di pensare a quel che si faceva e aveva buttato fuori anche l'anima. Alla terza o quarta scarica aveva deciso di defecare su un vaso. E nel vaso era colato dell'olio mescolato con quella roba là che esce quando non ha preso la purga. Che esce, scusate, quando uno ha preso la purga, come se si spiegava male. Il nonno aveva buttato un flacone di acqua di rose di sua moglie, l'aveva lavato per bene e aveva trabasato sia l'olio che quella roba là. Aveva avvitato e aveva chiuso tutto con la cera lacca in modo che quel liquore non svaporasse e mantenesse intatto il suo bouquet, come accadde con i vini. Come accadde con i vini, scusate. Aveva custodito la bottiglietta nella sua casa di città e una volta sfollati tutti a Solara se l'era portato in studio. Si vede che Masuno la pensava come lui, sapeva la storia perché ogni volta che entrava nello studio, Amalia sbirciava d'orecchiello o d'orecchiave. Guardava la bottiglietta, poi il nonno le faceva un gesto, tendeva la mano avanti con il palmo verso il basso. Poi faceva ruotare il polso in modo da portare il palmo in alto e diceva in tono minaccioso: "Sa sgira". Il che voleva dire: "Se si gira". Ah, sa sgira, il che voleva dire se si gira. Se un giorno le cose cambiano, e il nonno, specie negli ultimi tempi, rispondeva: si gira, caro Masuno. Quelli sono già sbarcati in Sicilia". Corriere della Sera, le dimissioni di Mussolini Badoglio, capo del governo. Un proclama del sovrano. Man mano che vi avvicinate, le cose si fanno più specifiche. Era venuto infine il 25 luglio. Il Gran Consiglio aveva messo Mussolini alle corde la sera prima. Il re lo aveva licenziato. Due carabinieri lo avevano fatto salire su un'ambulanza e portato chissà dove. Il fascismo era finito. Potevo rievocare quei momenti andando a pescare nella raccolta dei giornali titoli di scatola al crollo di un regime. La cosa più interessante era vedere i giornali dei giorni seguenti. Davano notizie soddisfatte di folle che facevano cadere le statue del Duce dai piedistalli o picconavano via i fasci elettori dalle facciate dei palazzi pubblici. E dei gerarchi del regime che si erano messi in borghese ed erano spariti dalla circolazione. Quotidiani che sino al 24 luglio assicuravano sulla splendida tenuta del popolo italiano stretto intorno al suo duce. Il 30 gongolavano.
Per lo scioglimento della Camera dei Fasci delle corporazioni e per la liberazione dei condannati politici. È vero che da un giorno all'altro era cambiato il direttore, ma il resto della redazione doveva essere scomposto dalla stessa gente di prima. Si adattavano, oppure molti di loro che per anni avevano mosso il freno. Ora si prendevano delle belle soddisfazioni. Ma era giunta anche l'ora del nonno. Si è girata, aveva detto lapidariamente a Masuro. E quello aveva capito che doveva mettersi al lavoro. Aveva chiamato due ragazzoni che lo aiutavano nei campi. Lo Stivulo e il Gigio, tutti e due ben piantati, col viso rosso per il sole, per il Barbera, e muscoli così, specie il Gigio, che quando un chero si infilava in un fosso, chiamavano lui a tirarlo su a mani nude. E li aveva sguinzagliati per i paesi vicini, mentre il nonno scendeva al telefono pubblico di Solara. E prendeva informazioni dai suoi amici in città. Finalmente, il 30 di luglio, il Merlo era stato individuato. Passa a caso, tenuta di campagna. Era una Bassinasco, non molto distante da Solara. Ella si era ritirata alla chetichella, senza farsi notare. Non era mai stato un pezzo grosso e poteva sperare di essere dimenticato. Scendiamo il 2 di agosto, aveva detto il nonno, perché è stato proprio il 2 di agosto di 21 anni fa che quello mi ha dato voglia. E scendiamo dopo cena. Prima perché fa meno caldo, secondo perché a quell'ora il marmo avrà finito di mangiare come un prevosto. Ed è il momento buono per aiutare a digerire. Avevano preso il calesse e via al tramonto per Bassinasco. Arrivati dal merlo, avevano bussato, lui era venuto ad aprire, col tovagliolo a quadretti ancora al collo. Chi siete e chi non siete? Naturalmente la faccia del nonno non gli diceva niente. Lo avevano spinto dentro, Stivulo e il Gigio. Lo avevano fatto sedere, tenendogli bene le braccia dietro la schiena. E Masuno gli aveva chiuso il naso con il pollice e l'indice, che da soli bastavano a sturare una damigiana. Il nonno, con calma, aveva riboccato la storia di 21 anni. I 21 anni prima, mentre il merlo faceva di no con la testa, come a dire che si trattava di uno sbaglio, che lui di politica non si era mai interessato, il nonno finita la sua spiegazione. Gli aveva lamentato che a lui prima di infilargli la gloria in gola, lo avevano incoraggiato con qualche bastonata a dire a naso chiuso, alala. Lui era una persona pacifica e non voleva usare il bastone, quindi se il merlo voleva gentilmente collaborare era meglio se quella nana lo diceva subito, così si evitavano scene imbarazzanti. E il merlo con enfasi nasale aveva gridato alala, che poi era una delle poche cose che aveva imparato a fare. Dopodiché il nano le aveva infilato la boccetta in bocca, facendogli mandare giù tutta l'olio. Con quel tanto di materia fecale che mi stava in soluzione, tutto ben invecchiato alla temperatura giusta, annata 1922. Denominazione d'origine controllata DOC. Erano usciti mentre il merlo stava ginocchioni con la faccia contro i mattoni del pavimento, cercando di vomitare, ma il naso gli era stato tenuto chiuso abbastanza a lungo perché la pozione scendesse sino in fondo allo stomaco. Quella sera, al ritorno, Amalia non aveva mai visto il signor nonno tanto radioso. Pare poi che il merlo si fosse preso tanta paura che anche dopo l'8 settembre, quando il re aveva chiesto l'armistizio e se ne era scappato a Brindisi, il duce era stato liberato dai tedeschi, i fascisti erano tornati. Lui alla Repubblica Sociale non aveva aderito ed era restato a casa sua a coltivare l'orto. Ormai deve essere morto anche lui, grand'uomo. Gran uomo, scusate, diceva Amalia.
Secondo lei, se anche avesse voluto vendicarsi di dire ai fascisti, quella sera era talmente spaventato che non si ricordava più la faccia di chi gli era entrato in casa. E chissà quant'altra gente aveva fatto bere l'olio, che poi secondo me anche qualcuno di quegli altri l'ha tenuto d'occhio per anni. E di bottigliette come quella ne ha mandato giù più di una. Ce la dico io, credo a me, e sono cose che a uno ci fanno passare la voglia di fare la politica. Ecco dunque chi era il nonno, e questo spiegava i giornali sottolineati e gli ascolti di Radio Londra. Aspettavo che si girasse. In data 27 luglio ho trovato la copia di un foglio in cui la fine del regime era celebrata in un unico messaggio di esultanza. Dal partito della Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione, il Partito Comunista, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, il Partito Liberale. Se l'avevo visto, certamente lo avevo visto, dovrei aver capito d'un sol colpo che se quei partiti si facevano vivi dalla sera alla mattina, era segno che esistevano già prima, in clandestinità da qualche parte. Forse è così che avevo iniziato a comprendere che cosa fosse la democrazia. Il nonno aveva anche tenuto fuori dalla Repubblica di Salò. E su uno, il popolo di Alessandria, che sorpresa, mi scriveva anche a Zarappanto. Apparivano feroci vignette contro il re che i fascisti odiavano non solo perché aveva fatto arrestare Mussolini, ma anche perché aveva chiesto l'armistizio, scusate, scappando al sud. E unendosi agli odiati anglo-americani, ma le vignette lì si accanivano anche contro il figlio Umberto, che lo aveva seguito, rappresentavano i due perennemente in fuga. Mentre alzavano nuvolette di polvere, l'era piccolo, quasi una rotola, il principe alto come una partica. E l'uno era soprannominato Gambetta a pie veloce, e l'altro Stallassa alla rede. Paolo! Mi ha detto che sono sempre stato di sentimenti repubblicani e si vede che la prima lezione l'aveva ricevuta proprio da coloro che il re lo avevano fatto diventare imperatore d'Etiopia. Quando si dice le vie della provvidenza. Ho domandato ad Amalia se il nonno mi avesse poi detto della storia dell'olio. Come no, subito il giorno dopo. Era così contento, si è seduto sul suo letto appena lei si era svegliato e gli ha raccontato tutta la storia, mostrandoci la bottiglietta. Si è seduto sul soffitto, c'è un errore. Si è seduto sul soffitto appena mai si era svegliata. E le ha raccontato tutta la storia, mostrandoci la bottiglietta. E lei, signorino Yambo, me lo vede come fosse adesso, batteva le mani, gridava bravo, bravo, nonno, se ne del guidon, del guidon. Del guidon, che cos'era? E che ne so. Ma gridava così, ce lo giuro, come se fosse in questo momento. Non era Goodon, era Gordon. Celebrava nel lato del nonno la rivolta di Gordon contro Ming, tiranno di Mongo. Siamo a pagina. Non c'è più sta cazzo di libro. A pagina 270, capitolo 13, signorinella Pagli.